detto? Non hai guardato lo scorso video? Vattelo a riguardare immediatamente. Ciao ragazzi, oggi andiamo a riverniciare il blocco motore. Per la pulizia del motore abbiamo bisogno di spazzole abbastanza morbide da non rovinare il blocco motore con un frullino o addirittura anche un trapano, dipende da quello che avete. Tacchetto rigido per carteggiatura con carta fine da 1000 fino a 600. Scovolini per raggiungere ogni punto del nostro motore. Carta gommata per proteggere tutte le parti che non andranno verniciate. Questo forse ci torna utile. Mi raccomando ragazzi, protezioni, mascherina per verniciatura e occhialini. Pulitore freni o antisiliconico o diluente, l'importante è che sgrassi la superficie del nostro blocco motore. Infine la vernice. Ho scelto questa marca, non mi pagano, logicamente ad alte temperature. Il colore non ve lo dico. Adesso andremo a pulire con il nostro frullino che vi ho fatto vedere prima tutte le parti che sono state, comunque vedete, che hanno la ruggine. Le andremo a pulire e andremo a scocciare tutto quello che è la parte che è stata già spianata, rettificata, tutte le canne. Andremo a coprire tutto, qui andremo a pulire, vedete che c'è molta ruggine, soprattutto qui dentro dove è stato il termostato, è un po' incrostato. E andremo a pulire il tutto e iniziamo. Sono stati puliti, sono stati carteggiati, levigati, guardate come è venuto bene. E adesso andrò a ripassare tutti i fori comunque che ci sono nel monoblocco con le sue filiere e poi dopo andremo a lavarlo con gli scovolini all'interno degli ugelli dell'olio e poi lo andiamo a incartare e verniciare con queste filiere cinesi. Fanculla! Andremo a ripassare i fori. Passare tutti i filetti, andiamo con questi scovolini all'interno di questi fori e ci aiutiamo con il nostro pulitore freni. Per farvi capire, sembra una cavolata, ma guardate cosa c'era dentro. Questi erano abbastanza puliti, a parte un po' questo, ma questi... cioè... Ora ragazzi dovremmo andarlo a lavare, ma c'è solo un problema. Non c'è un bellissimo tempo, è piovuto poco prima. Quindi lo caricheremo in macchina, andremo dove lavoro e lo andremo a lavare lì. Adesso andiamo al lavaggio. Siamo ritornati a casa, adesso andiamo a nastrare il tutto. Mi raccomando ragazzi, dopo che avete lavato il motore, soprattutto dentro le canne, andate a oliare. Io ho usato questo, è un olio da miscela, ma va bene qualsiasi olio, basta che
vengono lubrificate le canne, che non faccia la ruggine dentro. E per tutta la canna gli passate l'olio così. Ecco cosa serve al martello. In pratica andiamo a battere sopra lo scotch per poterlo. Questo è un art attack. Così per tutto il motore, facciamo tutti i tappini. Ci andiamo. Motore tutto scocciato, abbiamo trovato anche un tappo perfetto per il foro. E niente, oggi è una bella giornata, quindi si vernizza. Andiamo a ripulire un attimo il nostro motore con il nostro pulitore freni e un panno carta e poi verniciamo. Questo è un art attack. Non so se si vede lo sporco che comunque c'era anche dopo aver pulito il motore varie volte. È già la terza volta che lo puliamo. Prima di verniciare ho coperto la macchina con un telo per, diciamo, non impallinare tutti i vetri e il resto. Ora andiamo alla verniciatura e vedrete il colore che ho scelto. Andiamo a spruzzare e andiamo a vedere che colore ho preso. Ebbene sì ragazzi, il nero. Non sapendo di che colore fare la macchina, ho deciso di prendere comunque un colore neutro e così si abbinerà a tutti i colori di cui faremo la macchina. Mi sarebbe piaciuto farlo rosso, ma dopo ci ho ripensato e ho detto il rosso col viola non è che stia tanto bene. Questo è Art Attack! Intanto che si asciuga vi volevo dire che il primer non l'abbiamo dato perché sul motore c'era già la vernice. Qualsiasi caso che voi avete delle parti scoperte nel motore in cui hanno magari avete tolto della vernice o qualsiasi cosa, va dato il primer. Aspettiamo 5-10 minuti e andiamo a dare la seconda mano. 2000 years later. Ragazzi, il motore è finito, ha finito di asciugare, gli ho tolto tutto lo scotch. È venuto veramente bene. Cioè, per me è venuto bene, dopo non so per voi. E niente, adesso gli andiamo a dare l'ultimo strato d'olio per coprire, per non rifare fare la ruggine. E poi da domani si inizia a montare. Il video è finito, vi ringrazio di averlo guardato tutto e ci vediamo nel prossimo video.